Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché ho preso una collezione per quanto riguarda Revolution. Ho fatto un ordine dal sito proprio Revolution. Vi faccio vedere il paccone che mi è arrivato. Ho fatto un ordine su Revolution perché volevo prendere assolutamente una serie di prodotti. Sono usciti, ho visto delle anteprime, mi sono piaciute tantissimo e ho fatto l'ordine. Oltre a Revolution, ovviamente lo potete trovare, cioè io l'ho preso direttamente dal sito perché l'ho preso proprio all'uscita che hanno fatto, e soprattutto perché da altri posti, vi spoilerò questi, mancavano alcuni pezzi proprio fondamentali che mi interessavano, che adesso vi dico. E un'altra cosa che vi devo dire, cos'era? Ah, il sito è ovviamente Revolution, quindi il sito ufficiale. Poi l'ho visto sia da Makilaila, sia da Pink Panda, sia da Cosmetic for Less. Io l'ho preso direttamente là perché c'era tutto il completo. Allora, di che cosa vi parlo? Ovviamente mi è arrivata la brochure con alcuni prodotti. E vi faccio vedere come sono impacchettati benissimo. Adesso spacchetto tutto e vi faccio vedere cosa ho comprato. Per quanto riguarda questi acquisti fatti da Revolution, io ho preso un po' di pezzi, non ho preso tutto perché alcune cose non mi interessavano. Ovviamente erano selezionati, tra cui c'era Joker, Harley Quinn, Batman e Batgirl, e quindi ho preso un po', diciamo, qualche pezzo per ogni personaggio. La prima cosa che vi faccio vedere è una cosa pazzesca e bellissima della collezione, tra cui il set di pennelli per quanto riguarda Joker. Io di Joker ho preso questi due pezzi stupendi. La confezione per quanto riguarda i pennelli è questa qui in latta. Vediamo se riesco ad aprirlo. Sì. Ah, si sono spostate. Aspettate che ve li sistemo un pochettino e ve li faccio vedere. Sono bellissimi. Cioè, io già avevo visto le foto, me ne sono innamorata e ho pensato di prendere alcuni dei prodotti che sinceramente avrei utilizzato. Questi sono i pennelli, abbiamo un pennello viso e quattro per quanto riguarda gli occhi, sono uno più bello dell'altro, cioè guardate qua il pack, proprio è fantastico. E vi faccio vedere proprio il pennello, quello grande, con le setole, cioè Joker, cioè mio figlio se vede queste cose se li prende, anche se ovviamente non si trucca, ma lui adora Joker. Ha tutto il manico così con tutte le scritte, la risata sua di Joker ovviamente. La ghiera è in oro rosa con la scritta Revolution e le setole sono verde e rosse, come verde i capelli e rosse come le labbra che si disegna sempre. Bellissimo veramente. Sicuramente la scatola in latta gliela darò a lui perché a lui, come vi ripeto, piace tantissimo come personaggio, e quindi sicuramente questa scatolina la vorrà lui, perché l'ho anche truccato per Carnevale, se non mi sbaglio, o Carnevale o Halloween, l'ho anche truccato di Joker, quindi sarà contentissimo di tutto ciò. Spero che non faccia tutto questo rumore. Comunque questa è la confezione ed è bellissima ed è in latta. Ovviamente di Joker ho preso, come vi ho fatto vedere poco fa, anche la palettina. Quasi di tutti l'ho presa, se non mi sbaglio, la palettina. La palettina in questione è così. Ovviamente vi farò anche un make-up a riguardo. Non lo so se oggi riesco a parlare bene. Vi farò un make-up a riguardo. È attaccata. La palettina in questione è questa. E ve la faccio vedere ovviamente all'interno. Ha uno specchietto e ho cercato di... L'avevo aperta. È così. E questi sono i colori.
Sono molto molto belli, alcuni hanno anche la faccia di Joker, quindi come questo qui viola che c'è qui. Sono molto molto belli, ovviamente. Poi di questo io vi farò dei make-up. Cioè la faccia di Joker è quasi in tutta, tranne in tre cialde. Devo riuscire a farveli vedere perfettamente. Sì, vedete? Qui c'è quelli matte, c'è tutta la faccia di Joker. Comunque, questi ovviamente vi farò un make-up, in caso piano piano vi farò un make-up o di tutte le palette oppure ve li farò singolarmente. E quindi di Joker ho preso questi due personaggi, cioè questi due oggettini, scusate. Poi, per quanto riguarda Harley Quinn, ho preso un bel po' di cose, quattro. Allora, la cosa che ho preso è questa, e infatti sugli altri siti non trovate la pochette, ma io la volevo assolutamente e quindi l'ho acquistato direttamente dal sito di Revolution. Volevo la pochette di Harley Quinn, mi piace tantissimo, cioè troppo, cioè è bellissima, bella veramente. Quindi ho preso la pochette, ho preso le spugnette. Sempre con la confezione di Harley Quinn, ve li faccio vedere perché hanno proprio la faccia di Harley Quinn. Non so se si riesce a vedere, vedete qua la faccia, anche qua, cioè troppo, troppo carine. Come cose sono troppo, troppo carine. Mi sono piaciute tantissimo. E poi adoro queste edizioni limitate con i personaggi, cioè queste veramente mi attirano troppo. Poi ho preso uno dei, credo sono dei lip gloss abbastanza coprenti come ho questo qui sulle labbra. Lo apriamo. Questo ovviamente fa parte di Harley Quinn perché c'è anche la facciuzza, c'è la faccia di Harley Quinn qui, vedete? Cioè è troppo bello, da non, cioè non si può non prendere. Oddio, c'è un pennellone qua, un applicatore enorme e questo è il colore. E invece per quanto riguarda Joker era rosso, io non l'avrei mai utilizzato, non so nemmeno se utilizzerò questo, però questo mi piaceva di più. Però c'era anche di Joker era rosso. E poi abbiamo la palettina. Bellissima anche la palette. Apriamo. La palette è fatta così, vediamo che così non fa riflesso la luce. E ovviamente solito specchietto e i colori sono questi. Aspettate, vabbè, si vede lo stesso. Questi sono i colori, però vorrei cercare di farvi vedere, sempre se riesco. Sì. Ok. Vorrei farvi vedere proprio che nelle cialdine, quelle matte, c'è lo stemma sempre di Harley Quinn. Cioè, guardate qua, Harley Quinn. Questo è bellissimo, questo qua. Bellissimi, bellissimi colori. Colori pastello, ma sono molto molto belli. Dove c'è il colore matte c'è la foto di Harley Quinn, quindi gli altri sono tutti shimmer o glitterati. E quindi questo per quanto riguarda Harley Quinn. Poi ho preso qualcosa per quanto riguarda Batman e Batgirl. Per quanto riguarda Batgirl, ho preso due pezzi che sono questi qua. Non potevo non prenderli assolutamente. Veramente bellissime ciglia finte, cioè stupende, guardate che ciglia. E queste le indosserò quando farò un make-up riguardante Batgirl. E poi la palette, cioè stupenda, tutta glitterata anche in rilievo. Bellissima, cioè una bellissima uscita, veramente. Revolution ha fatto una bellissima uscita. Io, amante di questi cartoni, non potevo non prenderla. La palette in questione è questa. E aspettate che ve la apro anche questa, così mi faccio avanti e indietro. Aspettate. Stavo per rovinare la cialda. Comunque, lo specchietto come sempre. E questi sono i colori.
Vedete, c'è sempre la maschera di Batgirl, bellissimi, cioè bellissimi ombretti, stupendi, cioè una cosa incredibile. Sono molto contenta, si vede che sono molto contenta, figuratevi della mia contentezza che sto facendo il video con i capelli bianchi. E quindi questi per quanto riguarda Batgirl. Per quanto riguarda Batman, ho preso molto di più, ho preso quasi tutto. Iniziamo con il lip gloss proprio di Batman, ovviamente trasparente, si utilizza sempre e comunque. Ve lo faccio vedere così. Ovviamente ci sono tutti gli stemmini di Batman. Ed è con i glitter, sempre il pennellone gigante, si ha dei glitter proprio invisibili, si può dire. Bellissimo, vabbè, trasparente, vedete glitter, ma sono piccolini piccolini. Poi ho preso la palette di Batman, anche questa bellissima. Ce n'era un'altra grande. Sì, un'altra grande, dove c'erano anche prodotti per il viso e non l'ho preso. Poi c'era un illuminante, però non mi ricordo di chi, non l'ho preso. Poi c'era il lip gloss di Joker e non l'ho preso perché era rosso. E poi c'era un mascara e un eyeliner che non mi interessavano. Questa è la palette di Batman. E come sempre vi tolgo la plastichina di dentro, l'ho tolta tutta, vabbè. E questa è la palette con tutti i colori, bellissima, mi piace tantissimo questi colori della terra con questo giallo, guardate il nero che ha lo stemma di Batman, cioè bellissimo. Ditemi se non è una sciccheria questa, cioè me lo dovete dire, ditemelo. Poi ho preso anche di questo la pochette che, come vi ripeto, negli altri siti non c'era, quindi per le due pochette e le spugnette ho fatto l'acquisto direttamente da Revolution. Bellissima la pochette con lo stemma di Batman, ma soprattutto c'è una chicca finale che lo dovevo prendere in assoluto. Aspettate che mi tolgo queste lip gloss dalle mani prima che macchio tutto. La cosa particolarissima che ho preso è questo. Intravedete qualcosa? Non potevo non prendere lo specchio di Batman. Guardate, il pack è così. E non potevo non prenderlo. Scusatemi, ma ho aspettato tantissimo nel far arrivare questo, diciamo, questi prodotti, perché io lo volevo in assoluto questo specchio e ho aspettato, ho tremato, volevo prenderlo in tutti i siti possibili e immaginabili, però poi alla fine l'unico che aveva tra virgolette lo specchio era Revolution e quindi l'ho preso. È bellissimo, bellissimo, tutto nero e ovviamente c'è la plastica, non la tolgo perché sennò vi accecherei. Bellissimo, cioè guardate che specchio, cioè stupendo, bellissimo, è troppo troppo bello. Poi tolgo la patina di sopra, cioè bellissimo, non potevo non prendere lo specchio, cioè capitemi, capitemi che non potevo non prendere lo specchio. Troppo troppo bello, mi è piaciuta tantissimo questa idea che hanno avuto per quanto riguarda questo cartone, questo film, questo personaggio, perché a me piace tantissimo Batgirl, piace tantissimo anche Harley Quinn, Batman, Joker, mi piace troppo e mi fa ricordare anche la mia infanzia quando facevano questi bellissimi cartoni animati. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto, spero ovviamente che vi sia piaciuto tutto quello che ho acquistato. Se volete vedere i prodotti in azione,
Vi aspetto giù nei commenti perché voglio sapere di tutto e di più e anzi voglio sapere qual è il vostro pezzo preferito. Il mio pezzo preferito sono le pochette e lo specchio, perché io adoro le pochette e adoro anche lo specchio molto molto particolare. Ditemi nei commenti la cosa che vi è piaciuta di più, sono molto molto curiosa. E se, soprattutto se volete vedere un make-up per quanto riguarda ognuno di queste palettine oppure tutte insieme. Io vi aspetto nei commenti e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!